vorrei invitare subito qui vicino a me chi ha sostenuto, avanzato e ora porta avanti questa candidatura, c'è il sindaco Raffaello De Ruggeri e il presidente della Fondazione Matera 2019 Salvatore Adduce. Via qua. Buongiorno, forse c'è... dovevo avere un microfono, sì, adesso ce lo portano, eccolo qua, lo dovrei trovare io, verrà nascosto bene. E, beh, devo dire che io un po' di emozione ce l'ho anch'io che non sono materano, anche se da, ecco, da oggi ho il passaporto di Matera 2019, quindi in quest'epoca è sempre meglio avere più passaporti, possono sempre servire nella circolazione nel mondo, non so, questo adesso lo riempirò di timbri via via che quest'anno avrò piacere di venire qua, perché lo devo dire, con Radio 3, cioè con il canale della Rai, sono tanti anni che seguiamo questa sfida, siamo venuti qui a fare una festa, poi la facciamo ogni anno, si chiama Mate Radio, con un audace gioco di parole su questa affinità che abbiamo trovato verso questa città, perché ci sembrava una grande sfida, anche una sfida un po' incredibile, perché c'erano tante città candidate, città con una tradizione culturale più consolidata, un riconoscimento internazionale più diffuso di quello di Matera. Invece Matera ha vinto, poi vedremo anche come. Ma io anzitutto vorrei chiedere al sindaco Raffaello De Ruggeri come accogliete, come accoglierete in queste prime giornate tutto l'anno quelli che verranno a Matera, i cittadini europei, non solo europei ormai, che hanno cominciato già questi anni a scoprire in maniera esplosiva questa città, perché il turismo, ma in generale il viaggio a Matera è un'esperienza che è esplosa in questi pochi anni, come li accoglierete adesso nei mesi futuri? Beh, li accoglieremo col sorriso della fierezza, perché questo è il livello in cui la città si esprime oggi. Oggi la città ha acquisito la consapevolezza di rappresentare l'Italia in Europa e nel mondo. E questo è un elemento che consente di avere la certificazione della reputazione internazionale della città. Questa responsabilità, questo traguardo, questo riconoscimento non può essere solo un fatto così formale, è viscerale nella coscienza e soprattutto nella passione di questa città. Io dico sempre che l'elemento scatenante delle vittorie di questa città nasce da questo collante sociale che ha vissuto in maniera diretta il protagonismo di una competizione, il protagonismo di una scelta, il protagonismo di una visione, il protagonismo di trasformare la visione in azione. E allora noi dobbiamo esprimere questi valori positivi accogliendo i nostri visitatori con questi messaggi, perché non possiamo soltanto indulgere in cerimonie salottiere di accoglimento così gioioso. Dietro quella gioia deve esserci la testimonianza di questa lunga marcia vittoriosa di una città che è passata da rappresentare, signor Presidente del Consiglio, la vergogna nazionale in capitale europea. Capitale europea della cultura. Signor Presidente, io sono un giovane anziano e mi sento in questo momento un personaggio gratificato perché ho visto realizzare i miei sogni. Noi siamo stati minoranze dinamiche per chiudere il cerchio di una situazione di disagio e trasformare quel disagio in un valore. Oggi quel valore è Matera, capitale europea della cultura. E noi siamo grati a lei per essere qui presente, a certificare questo momento solenne di una comunità meridionale che oggi ha fiducia.
ha speranza, non ha asfissia di futuro. Questa è Matera e questi valori noi li dobbiamo offrire ai visitatori che non verranno a Matera per la curiosità di vedere la più straordinaria interpretazione urbana della natura, ma una energia sociale che vuole esprimere un modello nuovo di un meridionalismo vincente. Questa è la scommessa e il guanto che io lancio oggi su questo palco. A lei, signor Presidente del Consiglio, perché qui ci sono le condizioni per esprimere questo modello di un mezzogiorno vincente e di un mezzogiorno che può esprimere un modello funzionante. Ecco perché, signor Presidente, la cultura rende inevitabile ciò che è altamente improbabile. Lei poteva pensare che Matera potesse vincere il Gotha delle città nazionali? Se le abbiamo vinte è perché c'è stata questa spinta sociale che ha sconvolto l'attenzione dei commissari europei e ha fatto sì che questa città vincesse, perché l'hanno vista in salita, in ascesa, trepidante, indomabile, costante, continua. Perché, signor Presidente, questa è una città distillata nel tempo dalla capacità aggregativa dei suoi cittadini. Questa è la città che ha vinto, questa è la città che oggi si presenta al mondo come capitale europea della cultura. Questa è Matera e Basilicata che vogliono esprimere questo nuovo segno di fiducia, di futuro e non di rassegnazione e di fatalismo. Perciò io sono grato a tutti coloro, sono innumerevoli, che con passione, coraggio, costanza, sacrificio, fatica, anche molte volte rabbia, hanno contribuito a questo successo. In questa cava del sole, signor Presidente, che come usando una parabola di Pier Paolo Pasolini, quando venne a Matera disse: qui ho trovato il sole vero, il sole ferocemente antico. Ecco, il sole ferocemente antico di questo luogo deve essere la spinta per questa carica di energie che noi abbiamo e che possiamo offrire al Paese. Questa è Matera, questa è in Matera capitale europea della cultura. Allora,